Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente prova del Z900 versione 2020. Siamo qua da Gigamoto 2 a Pavia. Prima di partire ragazzi, guardiamolo un attimo magari, guardate che bello comunque il faro come l'hanno fatto con i LED laterali. Molto bella devo dire, cioè a livello estetico migliorata ancora rispetto alla 900 comunque dell'anno scorso. Sono belle comunque anche le plastiche, ci sono quattro colorazioni e questa qua è molto bella, con quel telaio in verde, quindi molto molto bella, molto particolare come colorazione e molto anche mi sembra assemblata bene. È comunque sempre bella da vedere, sembra bella e massiccia ma bella cattiva. Allora dai, partiamo, finalmente prova della 900. Allora, abbiamo già settato il KTRC su off. L'ho fatto prima di partire, semplice, basta tenere premuto su questo pulsante e si switcha sulle 4 riding mode disponibili. Il rider è personalizzabile, vedete, off KTRC, vuol dire che ho l'elettronica disattivata. Ovviamente ragazzi, su questo discorso KTRC off oppure on, cioè usare l'elettronica oppure no, ho fatto una storia su Instagram per chiedervi come volevate vedere questa prova. Qua di fianco state vedendo comunque il risultato e quindi vi accontento ragazzi, KTRC su off, Kawasaki Traction Control disattivato. Allora, bellissima la strumentazione, questo qua è uno dei primi cambiamenti. La strumentazione è molto bella, TFT 4.3 pollici, è la stessa montata sulla ZH2, sulla Ninja 650, Ninja 1000 6X. È bella, cioè rispetto comunque alla strumentazione vecchia mi piace, è molto ben leggibile, poi guardate che bei colori, ci si può connettere comunque anche con lo smartphone per settare comunque le postazioni dell'elettronica e poi vedere tipo chiamate, messaggi, cose del genere. Allora, la moto, parliamo un pochettino di questa Z, ha una impostazione di guida che mi piace, cioè è cambiata rispetto all'anno scorso perché l'altezza sella è stata aumentata di 2 cm e effettivamente ha una posizione più di attacco, mi piace di più adesso, sono più caricato comunque sui polsi e questo per me è assolutamente un bene perché non mi piacciono comunque le naked con posizioni troppo comode, un po' come la MT-07, ecco. Quindi mi piace, massiccia, quindi per massiccia intendo che comunque te la senti comunque grossa tra le gambe, ecco, non voglio buttarla su brutti termini, però ecco, la senti che è massiccia. Nonostante questo il peso comunque non si fa neanche sentire tanto perché va a pesare, vi ricordo, 200 kg a secco, però vabbè, adesso sto andando anche piano, quindi il peso ovviamente non si sente. Questa qua è la terza volta che provo la Z900, l'ho provata comunque diverse volte negli anni scorsi, ovviamente questa è la prima volta che provo il modello 2020. Potenza, vi ricordo, 4 cilindri, abbiamo il motore, 125 cavalli, abbiamo di primo equipaggiamento le Dunlop Road Sport 2, questa qua è una moto che praticamente è nuovissima. Comunque posizione bella, ovviamente qua non c'è il cupolino, ma vabbè, è una naked, sicuramente ci sarà con opzioni. Bellissimo sound comunque dello scarico originale, la moto vibra poco al momento, ovviamente 4 cilindri non ha grosse vibrazioni, non sento neanche effetti on off, già sento però la moto bella cattiva, qua appena sfioro leggermente la manopola sento che prende. Discorso elettronica ragazzi, allora c'è Kawasaki Traction Control, quindi controllo di trazione della Kawasaki, ci sono due power mode, quindi due mappe motore, full power e potenza al 55%, più ci sono quattro riding mode. Ora, questa cosa l'ho cercata prima di fare la prova perché non sapevo se era possibile disattivare il KTRC, cioè il KTRC si può impostare da 1 a 3, no? Quindi l'1 livello minimo di intervento, il 3 è il massimo, però non sapevo se si potesse disinserire. Si può fare questo andando appunto in questa mappa qua che si chiama Rider, sarebbe la quarta mappa personalizzabile perché abbiamo Road, Sport, Rain e la quarta Rider personalizzabile, quindi in questa mappa di default la Z900 parte col KTRC su off. Cosa vuol dire che ho il KTRC su off? Vuol dire che ho 125 cavalli da gestire io, completamente io, l'elettronica della moto non mi aiuterà e quindi è tutto gestito dal mio polso, come è giusto e normale che sia su moto di questo tipo.
Allora, il percorso sarà un po' quello del Ninja 1000, perché avevo già detto comunque lì so che posso andare senza problemi. Ci sarà un po' di vento, oggi ieri è stata la bufera e quindi cercherò di parlare il meno possibile magari quando sono un po' in velocità. Mamma mia, che spinta ragazzi, sono in quarta, non pensavo, ho aperto, ma la moto prende subito. Allora, questa cosa mi ha sorpreso perché ero in quarta, in teoria sotto coppia, appena ho aperto la moto decollata. Questo grazie al fatto che è un motore 900. Qui stanno facendo dei lavori. Come sempre ragazzi, se comunque si sente un po' a scatti il microfono, scusatemi. Mi deve arrivare quello nuovo, anche se ho capito che in realtà la colpa non è il microfono, perché hanno cambiati due e costa 40 euro, è colpa dell'adattatore della GoPro, che è inserito, e purtroppo va inserito nella GoPro, alle alte velocità sballottola e io non posso farci niente se non trovare un sistema, tipo metterci un qualcosa, un fermo. Allora ragazzi, no niente, ma sorpreso, ho provato prima in quarta, comunque mi sembra a memoria che ero tipo attorno ai 6.000 giri, appena ho aperto la moto sembrava comunque subito in coppia e comunque ero in quarta, no? Mi aspettavo che comunque insomma ci mettesse un attimo a prendere, in realtà ragazzi ha preso subito. Wow, cioè il motore spinge forte, il motore mi sta piacendo, adesso l'ho provata poco, ho fatto prima una piccola tirata, ovviamente qua ragazzi ci sono controlli, strada aperta, cerco di non andare comunque veloce. Comunque basta un pochi metri per capire che in questa modalità KTRC, ragazzi, solo se effettivamente avete esperienza sulle altre moto, arrivate magari da MT-07, comunque moto grosse, perché ci vuole esperienza, cioè i cavalli non sono tanti in senso assoluto, non sono 200 cavalli, però 125 cavalli, insomma, con KTRC disattivato un minimo di esperienza serve, ecco, quindi se prendete la moto, volete insomma usarla, e siete poco esperti, mi raccomando, traction control inserito, mappa rain, mappa sport, quello che volete, ma non tenetelo disattivato, perché effettivamente mi sono accorto, cioè te ne accorgi subito, la moto è bella cattiva, al minimo movimento subito il motore prende. Adesso ci spostiamo da qua, da questo ponte, e andiamo in un punto più interessante per poter farci due curvette. Magari faccio così, all'andata provo con KTRC disattivato e poi lo riattivo per vedere un po' la differenza. Posizione di guida comunque dicevo rialzata, 2 cm in più la sella rispetto al modello dell'anno scorso, e mi sta piacendo di più rispetto al modello dell'anno scorso, cioè mi piace, è grossa, dicevo comunque la Sentica è una moto, come dire, più importante rispetto a un MT-07, no? Che è un po' più striminzita, però mi piace come posizione di guida, ecco, mi ricordo un po' quando avevo lo Z750. Dai che siamo arrivati, facciamoci un giretto qua, già che ci siamo magari proveremo uno 0-200 all'ora, dove si può ragazzi, qua è una strada chiusa, cioè nel senso non è chiusa, però è una strada praticamente dimenticata dal signore, c'è poca gente, già posso tirare di più. Tutto pronto, là non c'è nessuno, proviamo uno 0200, dai, KTRC disattivato. Davvero niente male, bella spinta, avete visto.
volevo fare 200, però raga, c'era la macchina davanti, poi ieri ha piovuto, ma di brutto, c'erano un po' di buche, con la macchina davanti ho detto rallentiamo un attimo, poi proveremo al ritorno, se la strada è libera, a farci il 200. Comunque il motore è pazzesco, una spinta fenomenale. Iniziando le curvette, ovviamente ottima frenata, frena molto bene, la moto tende ad alzarsi subito appena apro. Mamma mia, divertentissima, divertentissima. Ma strada messa male. Anche in questo caso ottima frenata, il motore prende subito, il motore, mamma mia, che cattiveria. E qua finisce il nostro gioco, perché qua ci sono le buche, no, forse l'hanno sfai, no, qua ci sono le buche. Beh, allora, interessante, molto interessante, ragazzi, wow, devo dire wow, è un 4 cilindri, quindi più o meno, insomma, so come si comporta un 4 cilindri, però mi ha abbastanza stupito, cioè appena apri entra subito in coppia, una cattiveria veramente pazzesca, cioè lo senti quando apri che non prende subito come un MT-09, come un 2-3 cilindri, però comunque cavolo, spinge veramente veramente forte, mi è piaciuta. Ovviamente il tratto è piccolo, ragazzi, l'ho già spiegata questa cosa, cioè essendo che comunque la Kawasaki è qui, non posso prendere la moto e andare sul passo di montagna che ha 100 km da me, ovviamente sono limitato un po' nella prova, nei tempi, però ecco, cerco di portarvi qui dove ci sono due curvette. Ok, ho fatto due foto che poi metterò su Instagram. Adesso ripartiamo. Mi sono fermato perché volevo farvi vedere come switchare sul KTRC e rimetterlo, reinserirlo, lo rimettiamo. Vediamo se ho capito come si fa. Prima ci sono riuscito. Allora, vedete, rider off KTRC. Allora, tenete premuto il tasto su. Guardate. Vedete? Mappa rain. Facendo così si va a cambiare il KTRC. Adesso andiamo a impostare la mappa più alta, che è la sport, cioè ce ne sono quattro, insomma, se salite arrivate alla più alta, la più bassa scendendo è appunto quella col KTRC disattivato. Ora siamo, ragazzi, in mappa sport, in questo momento entra il KTRC. Mi avete chiesto comunque di fare questa prova, mi sembra anche giusto, cioè all'andata disattivato, al ritorno lo attivo per vedere un po' come cambia, insomma, no? Come cambia l'erogazione, se è più tranquilla. All'andata la cattiveria c'era, cioè mi sembrava quasi di guidare il mio GSX-R600. Forse, anzi, forse direi anche con più coppia, con più cattiveria rispetto comunque al mio 600. Perché vedevo che appena aprivo, ragazzi, prendeva in punti in cui il GSX-R effettivamente fa più fatica. GSX-R, ovviamente R6, tutte le sportive 4 cilindri. Come ho detto prima, ragazzi, questo è il meglio che posso offrirvi come strade, dove posso tirare senza problemi, perché sono strade, è un argine questo, non ci sono limiti, ovviamente, strada senza limiti, senza controlli, poche macchine, ma ovviamente anche un po' abbandonata a se stessa. Però le altre strade ce ne sono tante belle per andare a Milano, ma piene di controlli,
dovrei farvi dei video dove vado in giro a 70 all'ora. Provare una moto così a 70 all'ora non mi sembra a caso. Dai, proviamo. Proviamo a spingere un po'. E si sente che è già più controllato la potenza. Si sente, ragazzi, si sente che comunque l'elettronica va a limitare il gas. Qua si vede poco. Mi sorprende anche la frenata, ragazzi, frena molto bene la moto. Giù. Qua ho forzato io la marcia. E spingeva indietro la moto. Stacco un po' forte. Ottima la frenata, veramente ottima. Non sto andando a 300 all'ora in pista, ma cavolo, ottima la frenata. Vuoi anche le gomme, tengono bene. Sono nuove comunque le gomme, ovviamente, moto nuova. Il mio sogno è che un giorno allarghino quella strada, la facciano tutte curve per altri 2 chilometri. Adesso proviamo a vedere se la strada è libera, se riusciamo a raggiungere o avvicinarci ai 200. Purtroppo la strada è piena di avvallamenti, quindi capite che se canni qualcosa voli giù un'allargine. Dai, proviamo, la strada davanti sembra libera. E dai, stavolta un 190 l'abbiamo fatto. Purtroppo ieri è venuta giù la tempesta e si sono formati gli avvallamenti ancora più marcati. Non mi dà il feeling che mi dà una sportiva, ma neanche il Ninja 1000 dell'altra volta, per andare così veloce su quel tratto di strada. Ma ovviamente va benissimo così, ragazzi, 190 all'ora, ma lì troppi avvallamenti. Andarmela a rischiare su una moto non mia non mi sembra il caso. Comunque il motore è una spinta veramente forte. La differenza comunque si sente rispetto al KTRC disattivato, cioè qua entra l'elettronica. Sono in mappa sport, quindi penso che il TC, che qua non me lo segna, non mi dice quanto è il TC, cioè se KTRC 1, 2, 3, penso che sia sul livello 1 perché è una mappa sport, quindi penso che il KTRC sia attivo, ma se diciamo che vada a essere il meno invasibile possibile. Ovviamente mappa rain, dovrebbe entrare il TC massimo livello 3, quindi diciamo che se siete poco esperti prendete questa moto e ficcateci sopra la mappa rain, che il motore viene molto in aiuto. Dai, non ci vuole di... vabbè, proviamo, dai. Si può fare questa cosa? No, non si può fare quando... ok, l'ho cambiata, si può fare. Ho cambiato mappa di nuovo, proviamo la terza mappa, la mappa road. Questo penso che sia un TC livello 2 a regola. Sì, dovrebbe essere un TC2. Perché? Perché se è disattivato è TC0, se la Sport è TC1, la Road città è TC2 e la Rain ovviamente è TC3, quindi sono in TC2. Ho provato questa moto con 3 mappe, la Rain non mi sembra a caso, ma tanto adesso non posso insomma andare troppo veloce, perché qua ricomincia a stare normale e quindi qua andiamo un po' nei limiti. Bella, dai, 2 commenti, bella, wow, mi piace, cioè migliorata rispetto al modello dell'anno scorso, assolutamente, cioè soprattutto che mi piace
è la posizione di guida, posizione di guida che effettivamente questi 2 centimetri in più che gli hanno dato, se ho letto bene, però la rendono più aggressiva, la rendono molto più facile da usare quando inizia il misto stretto. Allora il peso lì, vabbè ragazzi, non è che ero su passo di montagna, c'erano due curve, però mi sentivo comunque a mio agio, ecco, tra le curve non avvertivo un peso, una sensazione comunque di avere una moto pesante, illimitata nei movimenti. Questo sì, perché sennò ve l'avrei comunque detto subito. E quindi cavolo, wow, migliorata assolutamente. Poi vabbè, l'elettronica lì va un po', dipende uno un po' che utilizzo fa della moto. Qua stiamo mezz'ora adesso a parlare prima che diventi verde. Entrano bene le marce, nessun problema, fluida la cambiata. Dicevo, pochi effetti on off. Non mai visto motociclista. Cavolo, capisco, vi dirò la verità, capisco perché a giugno è la nona moto più venduta in Italia. Posizione di giugno, poi vi porterò comunque un video sulla classifica di giugno, sapete che ve li porto ogni mese. La Z900 è al nono posto, è la prima naked media più venduta, poco dietro c'è la MT-09, davanti alla Z900 c'è la CB650R, che però è un 4 cilindri, 95 cavalli, la Honda è più da vedere in ottica entry level. Quindi la prima in Italia che vende a regola è la Z900, e ragazzi, effettivamente 9.000 euro prezzo di adesso, costa 9.000 euro questa moto, non 9.600 perché è in promozione. Wow, ci sta, cioè assolutamente mi piace, mi ricorda quando avevo lo Z750, mi sembra di avere in mano ancora quella moto, ovviamente qua più cavalli, più potenza, ma wow, mi piace anche come ci sono sopra la posizione, mi piace la zona insomma della plancia, mi piace come è fatta, ecco, wow. Qualcuno potrebbe pensare, no, che io faccio magari queste prove e vado sempre a fare i complimenti alle case, però se vi ricordate della Z900 ne ho sempre parlato maluccio, come una moto principalmente con una posizione che non mi piaceva, e qua però è migliorata. Mappa road adesso mi sembra che l'erogazione sia più lenta, ovviamente qua sono tutte sensazioni, però ovviamente rispetto, cioè avere il KTRC disattivato, ragazzi, vi assicuro, ve lo garantisco, richiede esperienza, cioè non è che dovete aver fatto il Tourist Trophy, però richiede un po' di esperienza su delle moto comunque con 80 cavalli e superiori, perché è cattiva. Già adesso si sente molto più docile la moto, non c'è paragone. Quando c'era cambio a marcia lampeggia, guardate. Inizia a lampeggiare tutto. Ve lo proverei anche un 200 all'ora qua, però ragazzi, strada aperta, è mattina, ci sarà sicuramente la polizia locale in giro. Vi dovete accontentare dei 190 che ho fatto prima. Wow, veramente agile, cioè per il peso che ha è molto agile come moto. Ok, siamo tornati. Qua bisogna andare piano, entriamo in città. Tiriamo due conclusioni, dai, vediamo un po'. Direi che potrei usare una parola sola. Wow. Wow perché? Wow perché rispetto a quanto costa è una moto che mette in campo tanto divertimento, tanta cattiveria, ma anche docilità grazie comunque alle mappature del motore. Non è prestante come una Street Triple RS, io ho provato anche quella, l'RS è 2 gradini superiori, però l'RS costa 12.000 euro, questa costa 9.000 euro e mi piace, soprattutto mi piace la posizione di guida perché è più caricata, cioè posso anche stare dritto come adesso, no? Però nel momento in cui voglio andare giù d'attacco, no? Quindi quando inizia il misto stretto,
La posizione mi permette comunque di caricare sui polsi e di essere comunque rilassato e avere feeling comunque nel misto stretto. Quindi qua non ho mai capito dove devo fermarmi invece. Questa è una cosa che non ho mai capito. Cioè, il semaforo è là, c'è uno stop, ma ce n'è uno anche qua. Io ogni volta mi fermo qua, ma non so se è giusto. Insomma, ragazzi, mi è piaciuta. Cioè, rispetto al modello dell'anno scorso, sì, ripeto, wow, cioè 9.000 euro, ragazzi, 9.000 euro se cercate una naked media, comunque sia è una moto più cattiva rispetto a un GSX-R 750 della Suzuki, per esempio. Questo qua dorme, mi piace, ecco, costa il giusto, cioè secondo me il prezzo è onesto, cioè il prezzo è inquadrato. Se costava 8.000 circa la Z750R qualche anno fa, 9.000, 1.000 euro in più per questa, neanche 1.000 euro in più, secondo me ci sta, il prezzo è giusto, la moto è bella, tira forte, ottima cambiata, motore fluido, c'era elettronica, mi piace, ragazzi. Forse metterei un cupolino, ma non lo so se lo metterei, perché comunque va a rovinare l'estetica della moto. Poi l'elettronica facile comunque da settare, non devi diventare matto. Bella, raga, non so cos'altro dire, bella, rispetto al modello dell'anno scorso 2019, migliorata. Già il modello dell'anno scorso era una moto che era veramente cattiva, andava, ma la posizione insomma mi piaceva così così. Questa secondo me è migliorata, ecco, cioè, c'è poco da dire, quindi mi piace, consigliata, ragazzi. 9.000 euro, sì, ci sta, è giusto, è prezzo onesto. Dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e quello Instagram, Idea nel Becker Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.